Una messa per non dimenticare. La città di Cremona è stata duramente colpita dal virus, ha pagato un tributo molto alto alla pandemia. Molte persone, molte famiglie hanno sofferto. Ci sono stati tanti, troppi defunti dell'epidemia dei mesi scorsi e per tutti coloro che a vario titolo hanno lasciato questo mondo in questo tempo e per i quali le famiglie non hanno potuto celebrare adeguatamente il distacco, non essere vicini come è giusto, è necessario, persino è bello, perché quei momenti riassumono una vita, permettono di stringersi ancora più profondamente gli uni agli altri. Certo che dobbiamo tornare alla normalità, non appesantire la vita dei bambini e dei ragazzi, guardare avanti, ma non possiamo certo dimenticare. I dolori veri accompagnano sempre il cuore e la vita di chi li ha sperimentati e generano, se glielo permettiamo, ulteriore capacità d'amare. La data scelta coincide con la ricorrenza della memoria liturgica della Madonna Addolorata, a cui è intitolata proprio la cappella del cimitero cittadino. Le celebrazioni al suo interno riprenderanno dopo la sospensione dettata dall'emergenza sanitaria dal 17 di settembre.